Ciao ragazzi, allora ho fatto un video precedente che sicuramente caricherò prima, vi invito a vederlo perché lì è credo piuttosto lungo, però c'è un cappello, diciamo così, di spiegazioni che adesso non vado chiaramente a ripetere perché è tardissimo, sono le 5 della mattina praticamente dell'8 marzo, buona festa delle donne anche se non è che abbiamo tanto da festeggiare. In questa situazione del 2020, situazione grave dell'epidemia di coronavirus, alimentata anche da una certa confusione delle istituzioni. A Milano sono scappati in tanti per non rischiare di rimanere chiusi nella zona rossa. Questo oggetto arrivato ormai da qualche giorno e devo verificarne il contenuto. L'ho presi un motivo ben preciso, perché siamo in una situazione di emergenza. E c'è una grande carenza di DPI, dispositivi di protezione individuale. È una situazione veramente difficile che non credevo, sinceramente, avrei vissuto in pieno XXI secolo, devo essere sincero, mi ha colto completamente, cioè, sì, impreparato, nessuno è mai pronto per certe cose. Sapete perché? Tutti noi ormai siamo abituati, eravamo, perché stavolta ce l'abbiamo in casa, a pensare che le cose brutte, forse è proprio una cosa dell'uomo, ma credo della no delle nostre generazioni che non hanno visto guerre, cioè le hanno visto in televisione. Non hanno visto epidemie, non hanno visto carestie, niente. Eravamo sempre portati ad immaginare che le cose non succedano, quelle brutte. Alla fine si trova sempre una soluzione. Alla fine si ferma, anche se c'è qualcosa di brutto che sta arrivando, si ferma. Lì dove è nata. Gli attacchi del 12 settembre, oppure quelli a Parigi. Hanno spaventato tutti, però sono là, molto lontani. Stavolta no. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo lo scontrino. Cara, mi sei costata, però preferisco avere un dispositivo di protezione individuale in più, piuttosto che non averne bisogno, sono tutte le imballi. Nostra mascherina. Una mascherina P3, quindi questa è equivalente ad una FFP3, ma intercambiabile. I filtri sono intercambiabili. Taglia ML. Ci sono già dei filtri all'interno, qui ci sono le istruzioni. È una Elips 502. Alta efficienza contro le particelle sintetiche, air filter. Scadenza dicembre del 2021, si riferisce ai filtri. Rilegata con molta cura. Qui dietro le fibbie, gli elastici.
C'è anche un pezzo di gomma per rendere più comodo. Un buon odore di gomma. Vedete qui ci sono, è proprio fatta bene, altro che le mascherine, quelle di carta. È anche piccolina, quindi non è molto, cioè, come dire, non è quelle maschere, quelle mascherone che insomma si fanno notare. E poi ho pensato che alla peggio, come sempre, le usate per pitturare, che problema c'è? I filtri ci sono già, sono identici praticamente nel materiale a quelli che si mettono nei veicoli, negli impianti di climatizzazione, di aerazione. È sicuramente molto più efficace rispetto a una mascherina, quelle chirurgiche non ne parliamo proprio. Per cambiare i filtri c'è qui un perno che si gira, ecco qui, questo pernetto qui, e si rimuove la parte, fatemelo rigirare perché sennò non è più in sicurezza, ecco, si rimuove la parte esterna, questa che vedete, questa ghiera, questa griglia grigia, sotto c'è il filtro e si sostituisce. Adesso lo mettiamo là dentro. Io invito tutti ad usarle queste benedette mascherine se le avete. Sono finite, il che significa che le avete per Diana. Se no, che fine hanno fatto queste benedette mascherine? Da qualche parte sono. Le tenete per cosa? Vergognate, le tenete per carnevale o per rapinare una banca. E adesso ci servono. Qui c'è stato un errore. Il corriere mi aveva detto che adesso non lo apro perché devono stare chiusi i filtri. Comunque il corriere, se Eclipse della marca sua, questo è. Dicevo, il corriere mi aveva detto che si era persi, si erano perduti e io mi sono ho chiesto il rimborso. E ne ho ordinati altri due, a prezzo maggiorato perché già i prezzi salgono continuamente. E poi l'hanno ritrovato, me l'hanno portato, quindi io mi ritrovo adesso con tre paia di filtri. E vabbè, meglio di più che di meno. Questi scadono in ottobre del 2024, quindi una scadenza parecchio lunga. Ovviamente è garantito stando chiusi, sigillati. Poi, ecco qua, questi scadono prima, parecchio prima, gennaio del 2023. E vabbè, uno lo guarda. Comunque, questi durano tanto, non sono come quelli delle mascherine normali, durano molto di più. Ho una buona scorta, ma non è finita. Non è finita, perché il preparatore, il sopravviventista, ha bisogno di garantirsi di guardare a lungo termine. E non servono solo i materiali, ma anche saperli gestire, saperli razionare, sapersi organizzare. Vediamo qualcos'altro. Ecco qui. Quando comprate qualcosa, una risorsa, voi dovete pensare a chi serve questa risorsa? A me? Non è detto. A me personalmente potrebbe servire a un familiare. Ad esempio, se acquistate dei medicinali, magari a voi non servono, ma serve a molti familiari. Vedete?
Vedete come hanno chiuso con carta nera? È interessante. Perché questo pencil va letteralmente a ruba. Eccolo qui, mascherine. Ovviamente queste sono le FFP1, quindi non sono quelle adatte per i sanitari. I sanitari usano le FFP3. Queste sono 20 pezzi, un buon numero. Voi direte, ma sono inutili le FFP1. Eccole qui. In realtà non è esattamente così. Innanzitutto le mascherine non sono inutili come ci è stato detto, sono molto utili per prevenire il contagio. Però io capisco perché l'hanno fatto, così come capisco, anche se non li perdono, per la sottovalutazione che c'è stata. Hanno visto il panico e hanno dato ordine di cercare di tranquillizzare. Hanno guadagnato una settimana, ma nel frattempo il virus è pure. Le mascherine sono veramente utili, anche queste, anche quelle leggere chirurgiche. Per quale motivo? Dobbiamo sempre pensare, come vi ho detto all'inizio, quando ho presentato, a chi serve e in quale circostanza. Voi siete dei sanitari? Siete delle persone che vi occupate, magari anche a casa, può capitare, dei malati che vi possono contagiare? Benissimo, allora non vanno bene. Siete delle persone che vogliono proteggersi, devono però andare alle poste fare i pagamenti o devono andare al supermercato a fare acquisti, allora va bene. E voi dovete immaginare che il coronavirus, come qualsiasi altro agente patogeno, satura gli ambienti, cioè può caricare gli ambienti della propria carica virale o batterica, insomma. E capite bene che un ospedale, una stanza, una sala dove ci sono vari malati, purtroppo in fase acuta, che stanno lì 24 ore su 24, portano ad una saturazione notevolissima dell'ambiente. E se voi ci dovete stare, fate turni di 8 ore, 10 ore, 12 ore o anche più, vi serve una mascherina con i controcoglioni. E non solo la mascherina, anche altri dispositivi. Io ricordo sempre i guanti, forse più ancora che la mascherina, i guanti. Però per tutte le altre cose, una semplice protezione che impedisca a quel deficiente che vi sta vicino magari in coda e non rispetta la distanza e che si mette a tossire o a sternutire, garantisce che quelle gocciolone, non goccioline, ma gocciolone, cariche di virus, che magari sono piccole, ma sono, non sono aerosol, sono microscopiche, non vadano sulle vostre labbra, sui vostri occhi, dovreste avere degli occhialini importanti, con il vostro naso. Ecco perché le mascherine sono importantissime, perché se non andate in un ambiente chiuso, saturo di gente, magari che ce n'è diversi infetti, ce ne sono diversi infetti, basta e avanza. Poi, ragazzi, si parla di contenimento del rischio. Qui io non vi posso dare una garanzia al 100%, perché neanche. Ma questa è una FFP3, no?
che dovrebbe riparare il 98%, nemmeno questa ve lo dà al 100%, ma nemmeno come si chiama, la maschera a pieno facciale che ha un filtro alto così, nemmeno quella, perché per avere il 100% dovreste essere completamente isolati e allora dovreste avere la bombola d'ossigeno. Quindi un minimo di rischio c'è sempre. È logico, è chiaro, la vita è un rischio, solo vivere è un rischio. Però lo vogliamo abbattere questo rischio, lo vogliamo contenere, oppure vogliamo respirare a pieni polmoni il fiato di un infetto che ci tossisce in bocca? A voi la scelta, a voi la scelta. Io la mia l'ho fatta e non ho solo queste. Ho anche delle FFP2 che ho rimediato, non adesso, ce l'avevo già da tempo e le sto usando. Ovviamente non c'è nessuno che le usa, non è che mi faccia tanto piacere andarci in giro, che ti guardano tutti come se fossi tu l'appestato o il matto, carnevale, no? Però lo faccio e metto gli occhiali e metto i guanti. Sono andato nel mio garage che ho adibito anche al laboratorio e lì ho rimediato tutto quello che potevo, perché io le cose le uso anche per fare dei lavori. E quindi ho rimediato delle mascherine FFP2, ho rimediato delle tute che probabilmente non utilizzerò, però intanto ce le ho, categoria 3 e categoria 1. Non molte. C'ho tre tute usate poi oltretutto, però non sono strappate, non sono bucherellate, se mai dovessero servire. E poi c'ho anche 4-5 mascherine di quelle chirurgiche, ma quella è carta velina proprio, che avevo preso mesi fa, quando costavano forse 10 centesimi l'una, adesso. Ecco, abbiamo detto a chi serve e in quale circostanza, no? Un dispositivo. Resta un'altra domanda per completare il tassello, l'ultimo tassello per completare il quadro. Come si usa? Anche quello è importante e non parlo di usarlo correttamente, certo. Non ve lo faccio vedere io, guardatelo ci sono dei siti ufficiali dove vi insegnano come indossare per bene le cose. Io vi dico un'altra cosa, come si usa, nel senso quando utilizzarla per farla durare. È chiaro che se noi la utilizziamo, una mascherina dura in media 4-5 ore, dipende dalla saturazione dell'ambiente. 4-5 ore possono sembrare molte o poche, dipende dall'utilizzo che se ne fa. Se tu lavori, 4 ore sono poche, perché un turno di lavoro, soprattutto in tempi di crisi, sarà di 12 ore probabilmente. Ma se tu stai in casa, ti vai a fare una passeggiata tranquillo, se stai all'aria aperta non ti serve, perché non ci sarà, spero, uno stronzo che viene lì a sputarti in bocca, infetto. Ma mi aspetto di tutto, ci sono gli untori che si scopavano le donne, forse anche gli uomini. Per trasmettere l'HIV, figuriamoci con un virus di questa portata, di questa contagiosità, uno che vuole divertirsi in maniera perversa potrebbe farlo tranquillamente. Quante volte avete sentito di gente che minacciava le forze dell'ordine di non toccarli, che gli tossiva in faccia dicendo di avere la tubercolosi? È un esempio. Ma a parte questi casi limite, se voi fate una passeggiata all'aperto, tenete le vostre distanze, girate per conto vostro, non c'è nessun problema, state senza mascherina. Ma se dovete entrare in un negozio, in un supermercato, cercate di limitare al massimo, ovviamente, però qualcosa bisogna fare, le poste, il tabaccaio, il giornalaio, quello che è, mascherina. Entrate, state il meno possibile, c'è la coda? Benissimo, 20 minuti.
mezz'ora al massimo se proprio dovete fare una spesa un po' impegnativa, vi copre alla grande e la potete riutilizzare, diciamo, mezz'ora, ma per la maggior parte delle operazioni, se non vi mettete lì a fare chiacchiere e conversazione, ve la sbrigate nel giro di 5 minuti, 10 minuti se vogliamo esagerare. Troppe ce ne fate le uscite. Se uscite 2 o 3 volte alla settimana, le mascherine, una mascherina, se siete accorti, vi dura come minimo 2 o 3 settimane, ma come minimo una mascherina. Se avete una scorta di 30 mascherine, fate un po' i conti e andate avanti per mesi. Poi ci sono le mascherine più impegnative, se avete voglia di spenderci soldi, secondo me in questo momento è un buon investimento, poi fate voi. Al limite, più avanti vi rimane una mascherina con cui pitturare, che male non fa, perché anche lì respirare a pieni polmoni i miasmi della pittura, soprattutto quella sintetica acrilica, non è che faccia benissimo. Il virus adesso ha catalizzato tutte le nostre tensioni, ma le altre malattie non è che sono in ferie, e questo è un altro problema, perché gli ospedali non possono seguire chi ha altri problemi e uno va lì per farsi curare, magari non trova più quelle disponibilità di uomini e materiali e magari si becca pure il virus. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Poi vi faccio vedere un'ultima cosa perché anche se non riguarda le mascherine, per un motivo semplicissimo, è un'ultima cosa che non vale la pena farci un video a parte, anche se mi sono rimasti tutti i pezzi di carta attaccati, incollati alle dita, però i guanti hanno resistito. Questo. Forse farò un video separato, adesso vedrò. Nutrimea è del ferro, 90 capsule, vediamo un po' se ci sono i valori, dovrebbero esserci. Una capsula al giorno prima di addormentarsi con un bicchiere d'acqua. Integratore alimentare al ferro e alla vitamina C. Il ferro favorisce. Estratto di bacca acerola ricco di vitamina C, maltodestrina 160 mg, di cui 80 mg di vitamina C, 100% della dose consigliata. Per quanto riguarda il ferro, bislicinato di ferro, di cui 14 mg di ferro, 100% della dose quotidiana consigliata. Il ferro è importantissimo, l'ho imparato a mie spese, diciamo, cioè più che altro serviva mia madre che purtroppo aveva l'emocromo basso e questo portava, guardate, sono tutto incollato, questo portava notevoli problemi. Col ferro gli dai un bel aiuto al tuo sangue, perché sennò rischi l'anemia. Ho diverse cose, ho anche questo ferro qui, ho questo multivitaminico in cui c'è praticamente tutto, sali minerali, vitamine del gruppo T, che sono importantissimi per le difese immunitarie. Questo è vitamina C, acido folico e alcune quindi anche del gruppo B. Questo è energetico, diciamo, ma ci sono tutte vitamine del gruppo B, più la taurina e il guaranà. Poi cos'altro abbiamo qui? Ne ho altre, ma non vi faccio vedere tutto. Questo è potassio e magnesio. E poi mi dovrebbe arrivare, sempre che non vengano bloccati i trasporti, mi auguro di no, anche alcune altre cose, sempre vitamina D, B,
K2. È importante rafforzare al massimo il nostro sistema immunitario. Adesso vedrò se questo video lo faccio a parte oppure metto tutto insieme, forse è meglio, mi conviene. E questo è il momento di fare un investimento per voi stessi, per le vostre famiglie. Se non lo fate adesso, magari la sfangate tranquillamente, non c'è problema, non potete saperlo. Quando lo fate, se no? Se avete due soldi, buttateci, perché vale la pena, credetemi. Fate le cose con criterio, naturalmente, senza esagerare, senza strafare, però potrebbero essere utili. Bene, io adesso vi saluto perché per me si è fatto veramente tardissimo. E il prossimo video io spero di... dovrebbe arrivarmi il glicole, ma se non c'è il glicole va bene, anche solo alcol, bisogna stare attenti alle dosi però, alcol, acqua distillata e acqua ossigenata, lo vedremo. Saluti!